Amiche ed amici di Rete 8 Sport, bentornati in Eccellenza On Air, soprattutto buon sabato sera. Domani si torna in campo dopo una settimana davvero importante nel campionato di Eccellenza. C'è stato anche il turno infrasettimanale dell'8 dicembre e qualcosina è cambiato in classifica, ma poi durante la serata, durante la nostra trasmissione, andremo un po' a vedere quello che effettivamente è accaduto e quello che sarà il turno di domani. Si torna regolarmente in campo domenica e torna regolarmente in campo anche il Giulianova. Questa è una ottima notizia per la formazione di Cerasi. Il presidente Mucciconi, sentito al telefono proprio qualche ora fa, ci ha confermato quindi che i giallorossi torneranno in campo dopo le due soste forzate causa Covid. Comunque il gruppo squadra in settimana è stato isolato, giro di tamponi regolarmente effettuato, esito negativo, anche se rimangono purtroppo con esito positivo sia mister Cerasi che il suo vice, ma dirigenza giallorossa che ha deciso di scendere in campo per poi evitare quel tour de force massacrante che l'anno scorso secondo me ha un po' influenzato non solo il mini girone ma soprattutto poi per quel che è accaduto durante i primi mesi, quando le squadre, poi molte squadre, hanno rinunciato alla ripartenza. Comunque campionato sempre vivo, campionato sempre interessante, e stasera ho voluto concedere un turno di pausa a chi è direttamente interessato, quindi ai presidenti, agli allenatori e ai calciatori, ma ho voluto appunto interessare a questa serata chi insomma lavora dietro le quinte, i giornalisti, gli appassionati e chi insomma spesso e volentieri ci mette la faccia e la voce per raccontare questo straordinario movimento che è l'Eccellenza abruzzese. Allora vado a salutare il mio primo ospite, anzi ve li faccio vedere tutti nel mio classico mosaico. Subito Antonio Paoluzzi, avvocato ma appassionato di Eccellenza e non solo. Buonasera Antonio e grazie per essere intervenuto ad Eccellenza On Air. Buonasera a voi e grazie a te per l'invito. Costantino Spina, ciao Costantino, giornalista, inviato storico di Rete 8 Sport, che ci dirà la sua, ci dirà le sue impressioni anche in questo sabato sera. Ciao Costantino. Ciao Lorenzo, un saluto a tutti gli ospiti e i colleghi presenti. Vincenzo Cilli, storico giornalista abruzzese, amico che spesso e volentieri nella sua Vox Populi ha rimarcato l'importanza di questa rubrica. Io lo ringrazio davvero di cuore, perché spesso e volentieri è una categoria che viene tralasciata, almeno negli anni trascorsi, però da qualche anno, grazie anche alla nostra emittente, l'Eccellenza abruzzese ottiene la vetrina più giusta, vero Vincenzo? Un saluto a te, grazie ancora. No, sono io che ringrazio te e saluto con un abbraccio grande anche gli altri ospiti. Noi a Vox Populi parliamo spesso del campionato dilettantistico abruzzese, perché anzi dal mio punto di vista parlare di questo campionato di Eccellenza, devo dire, è assolutamente entusiasmante. Io ho visto tante partite, anche nella scorsa giornata ci sono state belle partite con risultati a sorpresa, ma poi ne parleremo meglio. Assolutamente, grazie Vincenzo, un saluto e un abbraccio virtuale a Daniele Berardi, giornalista del centro, e a lui insomma il saluto affettuoso per questa prima presenza in Eccellenza On Air, ma anche lui appassionato non solo di questa categoria ma di tante altre, ovviamente un giornalista sportivo a tutto tondo, direi. Ciao Daniele, grazie ancora. Ciao Lorenzo, grazie a te ovviamente per l'invito, saluto anche tutti i nostri ospiti. Sì, sono felicissimo per il mio esordio e insomma questo filo rosso che ci unisce, che ci rende qui a commentare il calcio dilettantistico più in generale, l'Eccellenza, credo che sia il motivo migliore per ritrovarsi e anche fare due chiacchiere in questo momento importante. Grazie Daniele. Federico Di Fabio, un altro volto storico di Rete 8 Sport, insomma Federico, nel salutarti faccio partire il primo giro di commenti proprio a te, lascio la parola. Grazie ancora per essere presente. Ovviamente, che cosa ha detto questa settimana, il turno di domenica, ma soprattutto direi il turno dell'Immacolata, quello di mercoledì 8 dicembre?
Ciao Lorenzo, buonasera a tutti gli ospiti e comunque vorrei aggiungere che poi daremo un voto alla prima prestazione di Berardi e poi lo valuteremo bene. Sono d'accordo con te. Allora, secondo me, guarda, questo turno appunto intrasettimanale, non il primo in questo campionato di eccellenza, perché dobbiamo ripetere il fatto che comunque questi calciatori hanno disputato quasi 17 giornate con quella di domani in poco più di 3 mesi, quindi davvero un tour de force per fare in modo che si possa chiudere in tempo questo campionato. Secondo me ha detto una cosa di abbastanza interessante, ovvero che Torrese e Alba Adriatica corrono insieme a Vezzano e L'Aquila, che ha ritrovato un po' quello che era il figlio delle partite precedenti, ma appunto io vorrei sottolineare il fatto che l'Alba Adriatica e la Torrese abbiano riportato a casa 3 punti in 2 partite davvero difficili. L'Alba Adriatica nel campo del Delfino Curi Pescara ha rischiato fino alla fine il gol del pareggio, però poi ha portato davvero a casa 3 punti importantissimi, anche e soprattutto per via della ottima prestazione, ma soprattutto del gollone di Paravati, che da punizione, insomma, tutti i telespettatori avranno visto le immagini della gara, ha trovato questo primo centro importantissimo con la maglia dell'Alba. Poi la Torrese che ha rimontato contro un'angolana che ormai lo abbiamo descritto in tutte le puntate di Eccellenza Nera, ha un valore importantissimo, non a dispetto di una classifica che comunque non ancora rispecchia completamente quella che è la reale qualità di questa rosa. Quindi io farei una prima analisi appunto su queste 2 formazioni che assolutamente non lasciano scappare quelle che sono le prime, ovviamente aspettando anche che il Giulianova recuperi queste 2 gare. Costantino, sei d'accordo con questa analisi? Vuoi aggiungere qualcosa a quanto è stato detto già da Federico Di Fabio, o hai notato qualche altra situazione in particolare, soprattutto non in generale ovviamente, ma soprattutto in queste due ultime giornate? Federico ha fatto un'analisi perfetta, come al solito, puntuale e precisa di quello che è venuto fuori in queste ultime 2 giornate. Cosa aggiungere di più? C'è da aggiungere, io vorrei segnalare il ritorno alla vittoria del Penne, la prima di Fabio Iodice dopo il ritorno sulla panchina biancorossa, che ha ridato un po' di vigore a questa società che aveva bisogno di questi 3 punti per scacciare, per uscire da questa crisi profonda che l'attanagliava da alcune settimane e che l'arrivo di Aielli non era servito a dare quella svolta desiderata. Io domenica ho seguito San Buceto Spoltore, da notare la risalita del San Buceto. Donato Ronci è riuscito a inquadrare finalmente la formazione viola come lui desiderava, e ha preso 3 punti pesantissimi dopo un buon primo tempo dello Spoltore, un secondo tempo dominato dal primo all'ultimo minuto, con i gol di Barro e MC, che ha portato a casa questi 3 punti che permettono non solo al San Buceto di passare nella colonna di sinistra della classifica, ma di ben sperare per il futuro che la società viola intende rafforzare. Gli ultimi innesti di mercato, Palumbo arrivato nelle scorse ore, permetterà di... Questo è un grande colpo, però ti posso assicurare che non sarà nemmeno l'ultimo, perché rumors di mercato vogliono il San Buceto comunque vicinissimo a 2 nomi, al momento sono ancora top secret, si parla di un attaccante e di un difensore centrale, anche perché il San Buceto ha liberato Di Benedetto, quindi nel reparto avanzato vuole comunque proporre un nome nuovo, visto anche il modulo nuovo adottato da Ronci, questo 4-2-4 che visto con la Torrese e riproposto con lo Spoltore, che fa molto male quando tu metti in avanti Bruni, Barrov, Micichè e Pellecchi, insomma un peso offensivo non da poco, e quindi come dicevo, liberato Di Benedetto, adesso il San Buceto vuole fare un'altra operazione in entrata per quanto riguarda
il reparto offensivo. Sì, io sono d'accordo, Costantino. Si stanno muovendo un po' tutte, no? Sicuramente i nomi forse più importanti sono quelli appunto di Palumbo, il ritorno di Di Paolo Giulianova, con le società che ovviamente si stanno muovendo per cercare di muovere la classifica in alto, in zona playoff, in zona playout, ma soprattutto in fondo, con il Penne che ha chiuso per tre giocatori. Quindi insomma una piccola grande rivoluzione, e forse Antonio Paoluzzi ha ragione chi dice da tanti anni tra dicembre e gennaio il campionato di eccellenza riparte, si azzerano i valori iniziali e ricomincia o comincia un nuovo campionato. Sei d'accordo su questo, Antonio? Qualunque trasmissione sono andata, il mercato di gennaio stravolge sia le squadre in eccellenza che le squadre in Serie D. In eccellenza basti pensare all'Aquila, che ha cambiato 4/11 dei giocatori negli ultimi giorni, perché sono usciti, sì, a Costa, è uscito Palumbo, quindi sono usciti giocatori importanti, è entrato Sparvoli, è entrato Loviso dal Notaresco, che secondo me è un grandissimo giocatore e scende di categoria, e se è un valore aggiunto per l'Aquila. Quindi le squadre vengono stravolte. A volte mi viene da ridere, perché le rose che ha incontrato nel girone di andata, nel girone di ritorno sono completamente diverse. O un giocatore contro il quale avevi giocato nel girone di andata in un'altra squadra, te lo ritrovi in un'altra squadra ancora nel girone di ritorno. Quindi partirà un nuovo campionato. Certo, è da dire che l'Avezzano ha preso un buon margine rispetto, io parlo rispetto all'Aquila, che erano le due candidate. Spesso, Antonio, può anche accadere che chi ti ha segnato nel girone di andata con la squadra X o Y ti segna ancora in un'altra squadra, e quindi insomma la doppia sfortuna di andare ad incrociare nuovamente un giocatore forte. Ovviamente può accadere a tutti, nel bene o nel male. No, accade sicuramente, anzi io in questi casi consiglierei alla squadra di acquistarlo essa stessa, in modo che se passa da una parte o passa dall'altra il gol non lo prendi più. Quindi quando c'è un giocatore forte che ti segna sempre, comprano e risolvi il problema. Ascolta, no, dicevo, Antonio, sì, ti ha impressionato una squadra in particolare in queste prime 17 giornate, 16 giornate? Allora, ci sono delle squadre che si sono confermate, e squadre che mi hanno deluso e squadre che mi hanno sorpreso. La squadra che si è confermata è l'Avezzano, perché all'inizio del campionato era una di quelle candidate alla vittoria finale. La squadra che mi ha deluso fino adesso è l'Aquila, perché come l'Avezzano, che era candidata a vincere il campionato, trovandosi adesso a quasi 10 punti di distacco dall'Avezzano, mi fa pensare. Squadre che mi hanno deluso è il Casalbordino, che è una squadra che era partita, parlo di luglio, con un roster, sì, a luglio, di una squadra, di una rosa abbastanza competitiva, ma si è andata a sciogliere come neve al sole. Una squadra che mi ha meravigliato, mi aspettavo che facesse bene, ma non così bene, è il Giulianova. Conosco Cerasi, conosco l'ambiente del Giulianova, conosco i ragazzi che hanno preso, tra cui alcuni del Teramo, Persiani, Sciarretta, hanno altri giocatori come Bonavoglia, che stava a Ascoli, che conoscevo, l'avevo visto giocare diverse volte sia nel settore giovane dell'Ascoli che in Primavera. Mi hanno stupito favorevolmente, perché a differenza di altre squadre che hanno casomai più blasone, hanno più giocatori di esperienza, mi sembra un gruppo compatto, mi sembra di vedere giocare, non so se riesco a spiegarmi, mi sembra di vedere giocare una primavera, cioè dei ragazzi, sì, che sono insieme dall'under 15, under 17, che hanno fatto gruppo, arrivano in primavera e hanno l'anno migliore. Mi sembra una squadra del genere, non hanno grandi veterani, anche se come età parlo, perché se prendiamo giocatori quali Rinaldi, che sono 5-6 anni che fa questa categoria, sì, eletto miglior giocatore con il Paterno, miglior under con il Paterno 4 anni fa, poi ha giocato a Giulianova, a Nereto, ha giocato con la Torrese. Ci sono altri giocatori come Cerasi, che ha fatto tanta esperienza, cioè ha 4-5 anni di esperienza in eccellenza. Quindi questa è la società che oggi ho visto giocare 3 volte, mi piace come gioca, un calcio aggressivo, molto pressing molto alto, squadra molto corta, si copre bene, riparte veloce, ha un giocatore come Sissé che riesce ad allungare la squadra. Mi è piaciuta favorevolmente il Giulianova, mi ha colpito, pensavo che facesse bene, ti ripeto, sono stupito, non così bene come sta facendo adesso. Ma confermo quanto detto da Antonio Paoluzzi. Tra l'altro c'è un giocatore come Giglio, giocatore importante, già osservato, visionato, e secondo me sta per essere coccolato da qualche squadra di categoria superiore. Fa strano questo
questo rapporto, no? A noi fa piacere, ovviamente, però è strano questo rapporto tra Teramo e Giulianova, che anni fa invece se le davano di santa ragione, non solo sul campo, purtroppo. Antonio, prima hai scomodato tra virgolette la categoria primavera, però questo spirito di squadra, questa sorta di famiglia sportiva mi ricorda un po' la Delfino Curi Pescara. Non so se Vincenzo Cilli può condividere questa mia osservazione, perché prima di essere un gruppo squadra a livello sportivo è un bel gruppo anche sotto l'aspetto umano, no? Vincenzo, cosa ne pensi con le squadre pescaresi che insomma balbettano un po' rispetto agli anni passati? Assolutamente d'accordo con tutto quello che hanno detto gli amici Federico, Costantino. Stranamente sono d'accordo anche con l'avvocato Paolo. Strana sta cosa, però è strano. Ma guarda, Antonio è una battuta che faccio spesso quando lo incrocio in trasmissioni che trattano di sport e di calcio. Antonio è laziale, ma fondamentalmente è una bravissima persona. Assolutamente sì. Ma in fondo, in fondo, eh? Ma assolutamente in fondo, assolutamente, sì. Assolutamente in fondo. Purtroppo, Lorenzo, condivido con quello che hai detto. Antonio è un ragazzo meraviglioso, ma purtroppo ha questo difetto aborigine. Ed è anche un avvocato, questo lo scrive lui. Assolutamente, assolutamente. Nel nostro sottopancia, anzi lo faccio rivedere, ecco, è anche un avvocato, quindi insomma fa strano sentire cose sensate. Magari se è specializzato, perché io e te sappiamo che gli avvocati in genere hanno varie specializzazioni, se lui magari fosse anche matrimonialista potrebbe essere che nel prossimo futuro magari potrei avere un interesse particolare, visto che anche mia moglie è laziale, allora dovesse venirmi in mente uno scribizzo. Torniamo a essere seri. E con me incasserebbe poco sotto l'aspetto dell'avvocato matrimonialista, però chiudiamo la parentesi. Torniamo a essere seri, squadre pescaresi che io mi sono permesso di dire, in base alla rosa a disposizione, soprattutto dalla Cintola in su, l'Angolana è una piccola grande delusione. Guarda, io intanto ho visto, come Federico sa, la Delfino Curi, l'ho vista parecchie volte, sono amico del presidente della società, è una società, io l'ho sempre definita un modello ideale di società, perché parliamoci chiaro, a cascata dalla Serie A e poi Serie B, Serie C, Serie D, eccetera. Oggi il calcio italiano in generale attraversa una crisi finanziaria e di idee non di poco conto. Quindi trovare una società seria, affidabile, con delle persone serie, con dei professionisti seri, come il mister, ovviamente, come Gianni Chiacchieretta, come Roberto D'Agresta, vuol dire che tu sei una struttura seria. Non è un caso che loro ogni anno lanciano... Del resto la mission di quella società non è quella dell'Avezzano, dell'Aquila, che hanno investito ovviamente capitali molto più ingenti rispetto agli investimenti fatti da Quinto Paluzzi, dal presidente, però loro ogni anno riescono a sfornare giocatori giovani che poi anche nel calcio femminile hanno una ragazza bravissima che, se Federico mi correggerà, ma se non sbaglio adesso gioca nell'Inter, credo. Quindi sì, Vincenzo, anche esordito in Serie A femminile. Ecco, hai esordito con una squadra pessima, però insomma voglio dire un traguardo importante, no scherzi a parte, un traguardo assolutamente... Vincenzo, a proposito di questo discorso che fai, sì. Non più tardi di domenica scorsa, però Guglielmo Bonati in una intervista post gara, proprio davanti alle nostre telecamere, non so se c'era proprio Federico Di Fabio o Antonio Di Berardino, che non è presente stasera, Bonati dice... Occhio, abbiamo bisogno di acquisti perché altrimenti si rischia di retrocedere. Poi è arrivata anche la sconfitta di mercoledì, vuole alzare l'asticella Vincenzo il mister, cioè non basta più far bella figura con questo gruppo squadra che nasce fuori dal campo e poi si ritrova sui terreni d'eccellenza e c'è bisogno appunto di nuovi innesti. Oppure il mister voleva lanciare un altro tipo di messaggio? Non ho voglia più di fare questa esperienza, o ho voglia di fare altre sfide, di avere altre sfide.
come le hai interpretate tu queste parole? Più prima, io credo meglio la prima versione delle due. Conosco Guglielmo, so che è un ambizioso, so che è uno che vorrebbe sempre tirare fuori il massimo dei suoi calciatori, e comunque io il Delfino Curi l'ho visto giocare, l'ho visto ad esempio la partita con l'Aquila in casa, dove l'Aquila chiaramente è ovvio, tu vedevi Davide contro Golia, è ovvio che ti rendevi conto che tecnicamente l'Aquila era una squadra superiore, ma anziché era andato in vantaggio, anziché poi passare sul 2-0, alla fine si è fatta recuperare dal Delfino. Ripeto, conoscendo benissimo Guglielmo, lui ha un carattere forte, è una persona da forte. Mi ricordo qualche anno fa, non tanti anni fa, mi potrà confortare anche l'amico Federico, quando si lamentava del fatto che non avesse un attaccante di peso, un attaccante in grado di fargli fare il salto di qualità. Però ecco, lui sa, è perfettamente consapevole che gli obiettivi della società non sono quelli ovviamente di essere promossi, ma io credo che il Delfino farà un campionato assolutamente tranquillo, anche se domani ci sono secondo me due partite molto interessanti. Guarda Vincenzo, ti interrompo e ti faccio vedere proprio quello che sarà il prossimo turno. Naturalmente puoi continuare il tuo discorso guardando, osservando la schermata della giornata numero 17, ricordo, è l'ultima di andata, e poi il prossimo turno appunto sarà la prima di ritorno. Vai Vincenzo. Guarda, le due partite di cui ti parlavo sono le seguenti. La prima, chiaramente, la trasferta della Delfino Curi in quel di Avezzano. Io spesso in trasmissione ho avuto Damiano Zanon, l'attacco dell'Avezzano non sono io a scoprirlo, e sono anche qui d'accordo con Antonio. Sono abbastanza meravigliato, perché non mi sarei mai aspettato a questo punto del campionato di Eccellenza vedere tutti questi punti di differenza in classifica fra la prima Avezzano e poi man mano le altre. Quindi la Delfino Curi avrà un compito veramente, non dico impossibile, ma molto difficile. E poi la seconda partita molto interessante sarà quella che affronterà, vedrà lo Spoltore affrontare l'Aquila. L'Aquila che perdeva nel turno precedente in casa, poi invece ha trovato la via del pareggio e ha realizzato la cosiddetta manita, perché poi oltre al Delfino, lo Spoltore, Costantino lo sa, c'è quel fuoriclasse di Edmondo Farias, che è un fuoriclasse nella vita e nello sport. Quindi il mio cuore è diviso, oltre chiaramente anche all'Angolana, visto che abito a Città Sant'Angelo. E a tal proposito, e concludo il mio intervento, mi vidi la partita Angolana-L'Aquila. L'Angolana ha fatto letteralmente a pezzi l'Aquila, con un Farias veramente sopra le righe. Quell'Aquila lì veramente mi destava tante preoccupazioni. Sì, quella è stata una partita significativa, che forse poi ha certificato anche quella piccola mini crisi della formazione rosso-blu, che mercoledì se l'è vista brutta, almeno nel primo tempo sono piovuti fischi e proteste dalla tribuna del Gran Sasso d'Italia e della Concia. Poi nel secondo tempo diciamo che ha messo le cose a posto. Daniele, a te chiedo, ti aspettavi, riprendendo un po' l'analisi di Vincenzo, questo distacco tra l'Avezzano e per ora ti dico l'Aquila, perché come ha detto Antonio, il Giulianova la possiamo un po' etichettare come la sorpresa di questa stagione, al pari del Lanciano, che con tante difficoltà iniziali, ma soprattutto con le difficoltà che si portava dietro dall'anno scorso, occupa una posizione importantissima in chiave playoff. Ma ovviamente ti dico di no, però hai fatto benissimo a mettere un po' una sottolineatura sulla vittoria del Lanciano e soprattutto sul momento che sta vivendo questa squadra, che arriva, come dire, da un background di inizio stagione complicato, comunque non facile, e ha risposto da squadra matura, per cui occhio, è un campo difficile su cui giocare in tutti i sensi, mettiamola così. E al tempo stesso, insomma, per quanto riguarda l'Aquila, è una squadra che sta vivendo un periodo anche un po', come dire, a sé stante, perché è vero che col mercato stanno cercando anche di stravolgere, no? L'ossatura di questa squadra, che ha inserito Loviso, ha inserito Sparvoli, sta cambiando anche un po' quella che è la colonna vertebrale della squadra, per cui è vero che
mercoledì è andata in difficoltà nel primo tempo, è anche vero poi che stavolta ha un po' cambiato il finale del film, no? Perché è arrivata una vittoria, i fantasmi sembravano aleggiare ancora sul Gran Sasso, ma la squadra ha dato una dimostrazione, secondo me, più a se stessa che poi all'ambiente, perché si sa, i tifosi comunque fischiano quando c'è da farlo e poi ti esaltano, come giusto che sia. Al tempo stesso l'Avezzano, per tornare anche al discorso che facevamo prima, è vero che in eccellenza si cambia tanto nel mercato di gennaio, nel mercato di dicembre, ma è anche vero che bisogna rendere i meriti alle squadre, in questo caso Avezzano e Giulianova, che dall'inizio, vuoi per profondità di rosa, vuoi anche per, secondo me, identità e credo tattico, nel caso del Giulianova, hanno fatto bene dall'inizio. Secondo me questo discorso Covid per il Giulianova effettivamente è un po' un intralcio, perché vuoi o non vuoi adesso tornare in campo, e qui metto un riquadro rosso anche sulla partita con la Torrese, non è facile, senza mister, è un'altra gara da tenere sotto controllo. Al tempo stesso è una squadra che è vero, una sorpresa, ma nel corso di queste prime partite o di questo primo, diciamo, scorcio di campionato ha anche dato una prova di crescita da un punto di vista di maturità. È una squadra che è maturata, è una squadra che adesso è più esperta di come qualcuno poteva pensare, e questo sotto certi aspetti ovviamente non significa che magari il distacco con l'Avezzano potrà ridursi, però è una squadra che adesso va messa lì. E poi sull'Aquila, giusto per chiudere, è stato cambiato tanto anche da un punto di vista dirigenziale, sono stati ammessi degli errori, è una squadra che però occhio a dare per morta in questa fase della stagione. Il microfono spento. Analisi che condivido, quella di Daniele, ma come tutte, ovviamente si vanno a spulciare un po' tutte le formazioni, tra l'altro insomma, il mercato in movimento, addirittura si parla del divorzio tra l'Aquila e Catalli, quindi un altro pezzo importante che va via dalla città capoluogo di regione, ma sicuramente la società stessa correrà, tra virgolette, ai ripari, e Catalli credo sarà oggetto di trattative imminenti con altre con l'Avezzano, perdonatemi, non con l'Aquila, piccolo lapsus, in precedenza Catalli era all'Aquila, insomma anche lui credo sarà oggetto appunto di trattative imminente. Un'altra analisi fatta durante queste settimane, in tanti dicono spesso e volentieri, e qui torno al discorso fatto da Vincenzo sull'attacco dell'Avezzano, chi vince il campionato è la squadra che fa più gol, la squadra più forte in attacco, e allora vi chiedo, facendo ripartire la carrellata, è davvero l'Avezzano la squadra che in attacco ha gli uomini più importanti? Cambio giro, riparto da Daniele e poi chiudiamo con Federico. Beh, i numeri sono lì a dimostrarlo, peraltro io credo che una delle ultime partite che ho visto di persona dell'Avezzano, che era quella a Montesilvano, che è stata letteralmente ribaltata nel secondo tempo, ha fatto davvero impressione come tu magari squadra che prepari un certo tipo di partita contro l'Avezzano, sapendo di potertela giocare in un certo modo, poi nella ripresa vedi entrare calciatori del calibro di Pendenza, di Paolo, che in quella partita fu uno dei migliori, le tue energie vengono meno, loro sono freschi e questo fa la differenza, c'è poco da dire. Certo è che è vero, una squadra che fa sempre 1, 2, 3 gol più degli avversari, i numeri sono lì, lo dimostrano, la classifica gli dà ragione, però quello dei gol subiti è un mini campanello d'allarme, è una squadra che comunque subisce, è una squadra che concede e al tempo stesso è devastante, per cui se è vero che davanti compensa quello che magari dietro può concedere, è anche vero che secondo me Torti ha tracciato la linea, cioè sa quanto questa squadra possa rendere, sa quanto questa squadra si può ancora migliorare e, diciamo, aspetta a lui trovare il modo di farlo nella casella dei gol subiti. È anche vero che secondo me diventa difficile trovare una squadra con tale profondità di rosa, anche con tale, come dire, varietà di alternative, no? Perché sono calciatori anche molto diversi tra di loro, che in parte possono coesistere, Torti ci sta provando,
e poi di fatto sul campo questo viene fuori, no? E poi Daniele sono forse è un unicum in questo campionato, strutturalmente fortissimi, sì, ma sono anche tecnicamente fortissimi. Una squadra che sembrava giocare in fase offensiva solo ed esclusivamente appunto sul dinamismo, sullo strapotere fisico, però poi abbiamo visto col passare delle giornate che i calciatori dell'Avezzano lì davanti segnano in tutti i modi. È un'altra nota secondo me positiva di questa squadra, è che nelle ultime due giornate ha imparato a vincere anche soffrendo, non dominando, chiudendo il match già nel primo tempo, ma quando si tratta poi di fare la guerra, tra virgolette, questa è una squadra già pronta, forse è già pronta non solo come nomi per la categoria superiore che è quella della Serie D. Ma sì, ma poi tra l'altro è una squadra che non ha paura di variare le sue armi offensive, non ha paura di alzare la palla quando magari ce n'è bisogno, ha la capacità di farlo, ha la forza fisica, ha la qualità per farlo, ma per esempio con la Bacigalupo mercoledì ha dimostrato secondo me di poter segnare davvero in tutti i modi, scambiando palla a terra ai calciatori per farlo, però al tempo stesso insomma quando c'è da imbracciare la sciabola non c'è problema, si fa perché hanno calciatori adatti per farlo, hanno inserito secondo me uno dei migliori, uno dei centrocampisti direi più polivalenti che conosciamo in Abruzzo, che è Donatangelo, in grado veramente di fare tutto, un classico calciatore box to box, e lì secondo me sta proprio, come dire, la vision di quella che è la squadra Avezzano, cioè che tipo di calcio vogliamo proporre, in cui tutti sanno fare tutto e al tempo stesso sono anche, come dire, molto resilienti, cioè si assorbe il colpo e poi siamo in grado di modellarci e di adattare la partita a quello che noi vogliamo che sia, indipendentemente da come l'avversario può prepararla, indipendentemente da quello che magari può andare male in quel tipo di giornata, in quel tipo di primo tempo in cui possiamo soffrire, non so, il fatto che magari non riusciamo a giocare palla a terra, non si trovano varchi, il campo è piccolo, c'è una pressione alta, abbiamo le armi, abbiamo anche l'intelligenza, qui calciatori come Zanon, ma non solo, fanno la differenza. Sei un roster davvero, davvero importante. Antonio, tu cosa pensi su questo fatto dell'attacco che fa sempre e comunque la differenza? Potrebbe, tra virgolette, essere l'idea tattica proprio di Torti. Siamo talmente più forti in zona offensiva che possiamo anche permetterci di lasciare qualcosa all'avversario quando si affaccia dalle nostre parti. Ma io parto sempre da una filosofia di un vecchio allenatore che avevo io, che diceva gli attacchi fanno vincere le partite, le difese fanno vincere i campionati, diceva. Quindi io penso che Tonino non sia affatto soddisfatto della casella di gol subiti così alta, perché tutte le squadre che aveva sempre Tonino Torti, ha sempre avuto Tonino Torti, hanno avuto sempre delle buone, ottime difese, sono sempre state quelle meno battute. Mi ricordo a Paterno, il campionato che andò a fare i playoff e poi andò a fare la fase nazionale, era una delle squadre meno battute difensivamente. Lui sta cercando ancora di trovare quell'equilibrio giusto, perché soffrire non gli piace, però giustamente, come dicevano i tuoi ospiti, come dicevi tu, l'Avezzano ha un attacco talmente polivalente che anche nel momento in cui ti si incanala un po' male la partita, o alzi una palla o metti una palla a terra e giochi in velocità, prima o poi il gol ti arriva. Poi sono d'accordo con il tuo collega prima che diceva l'Avezzano è una squadra, e come dicevi anche tu, l'Avezzano è una squadra fisica. L'Avezzano, oltre che una squadra fisica, a differenza dell'Aquila, che io ho visto giocare sia Avezzano che l'Aquila, l'Avezzano è una squadra cattiva, l'Aquila mi sembra un po' troppo squadra da fioretto in determinate situazioni, forse rispecchia il carattere dell'allenatore, mentre l'Avezzano, quando c'è da cacciare la sciabola o da mozzicare le caviglie, come si suol dire, è pronta a farlo, perché rispecchia anche il carattere dell'allenatore, perché Tonino, io lo conosco bene, siamo amici, fuori può fare una faccia, all'interno dello spogliatoio si trasforma in determinate situazioni e ti mette i giocatori spalle al muro, quindi vedo questa cosa dell'Avezzano a differenza dell'Aquila. Certo, un attacco del genere, poi sta cercando di trovare un equilibrio, forse l'ha trovato con Donatangelo, perché c'è stato un Avezzano prima di Donatangelo e dopo Donatangelo. Prima di Donatangelo Avezzano aveva delle difficoltà oggettive in mezzo, anche se vinceva o ha pareggiato un paio di partite andava in difficoltà. Da quando ha inserito Donatangelo ha meno difficoltà sia ad arrivare in porta sia eventualmente a rintuzzare all'indietro per cercare di coprire attacchi avversari quando c'è da soffrire e stringere i denti fino al 90°.
E Bisegna forse si sente un po' più libero, no? Da compiti tattici, soprattutto a livello di copertura. Quel piede mancino è da sfruttare dalla tre quarti in poi, Antonio. Ma sì, poi io Bisegna lo conosco bene. Lui ha arretrato negli anni il suo raggio di azione, perché partiva come attaccante esterno, trequartista, sì, quando era alla Lazio. Io me lo ricordo alla Lazio da ragazzo. Quindi partiamo attaccare, poi piano piano ha cominciato a indietreggiare. Con Tonino già aveva giocato a capistrello e faceva il play in un 4-3-3. Con il 4-3-3 che faceva a capistrello Tonino Torti, lui faceva il play, aveva messo due giocatori di corsa vicini e lui smistava solo le palle, e poi calciando le punizioni partiva già da 1-0, diciamo così. Faceva e fa la differenza. Antonio, sai che ti interrompo, perché avevo promesso a Federico Di Fabio di liberarlo per le... per una certa ora, insomma, ecco. E allora mi ha detto: Lorenzo, tienimi mezz'ora, 40 minuti, poi devo scappare. Domani, insomma, è domenica, per lui c'è il lavoro e deve preparare il tutto. Anzi, Federico, ti chiedo subito: dove sarai impegnato domani? Allora, Lorenzo, innanzitutto ti ringrazio per aver rispettato quelli che erano gli accordi. Scherzo, ovviamente. Allora, domani io sarò a Francavilla, ormai ho due squadre che seguo abitualmente, il Delfino Curi Pescara e Villa 2015, quindi andrò ad osservare da vicino, a raccontare vicino per tutti gli spettatori la partita tra Villa 2015 e Capistrello. Questa, secondo me, e spero anche per lo spettacolo, sarà un match importantissimo. Il Capistrello dovrà assolutamente collezionare ulteriori punti per allontanarsi dalla zona rossa, che attualmente dista soltanto 5 punti e che comunque ha dentro delle squadre che obiettivamente hanno poco a che fare con queste posizioni, e il Villa, che deve dare continuità ai risultati interni ottenuti, specialmente alla prima vittoria ottenuta ai danni dello Spoltore, ricordiamo, per via della doppietta, dei due super gol di Dzeko, che poi si è ripetuto anche in occasione della gara di mercoledì contro l'Aquila. Quindi diciamo che, secondo il mio punto di vista, sarà una partita molto, molto interessante tra due formazioni che sono forse agli antipodi, perché il Capistrello forse è una squadra un po' più difensiva, che ha sì qualità offensive importanti come Franchi, lo stesso De Meis, Aquino, che anche se è andato via da qualche giorno, ma è una squadra un po' più compatta magari rispetto al Villa, che ha sì giovani interessanti, ma è comunque una squadra che ama giocare a viso aperto, ama creare. Quindi diciamo che la forza del Capistrello è totalmente diversa rispetto a quella al Villa, ma per caratteristiche, non per qualità dimostrate in queste prime giornate, perché lo ripeto, lo voglio ripetere nuovamente, a mio avviso il Villa ha ottenuto sicuramente meno rispetto a quello che ha appunto seminato durante questo campionato, e spero per la truppa di Vitale che potrà trovare una via per risolvere un po' quelli che sono stati i problemi in questa prima parte di campionato. Grazie Federico, prima di lasciarti, al netto ovviamente del match che seguirai tu, ti faccio rivedere la schermata. Qual è l'incrocio più interessante secondo te? Ma guarda, ovviamente l'occhio ricade su Giulio Nova Torrese. Bisogna vedere come gli uomini di Cerasi, a cui mando un forte abbraccio assieme al suo vice, risponderanno, anche per non essersi allenati soprattutto in questi 10 giorni e per non avere al suo fianco il mister. Ma sono sicuro che i ragazzi daranno tutto. Dall'altra parte c'è una Torrese agguerrita, come dicevo prima, assieme a Lanciano e assieme all'Alba Adriatica. Non vuole far scappare il treno playoff, e per farlo devono assolutamente fare punti e non lasciare Giulianova e Avezzano andare in solitaria. Quindi questo sarà sicuramente un match interessante tra due compagini che sono entrambi giovani, perché anche la Torrese, ricordiamolo, ha ringiovanito parecchio in questa stagione, ma che hanno uomini che hanno dimostrato in queste prime 16 gare di avere una qualità impressionante. Quindi sarà sicuramente una partita bella, giocata a ritmi alti, perché entrambe le squadre prediligono il calcio offensivo, quindi sono sicuro, e forse anche un po' scontata la mia risposta, però sarà questa la partita. Vabbè, ma il calendario dice questo, ovviamente, e la classifica
dice che effettivamente, e anche l'anagrafica dice che sono due squadre giovani che tendono a far divertire il pubblico e in automatico a divertirsi quando scendono in campo. Grazie Federico, buon lavoro, buonanotte innanzitutto e buon lavoro per domani per questo match che insomma seguirai proprio a Francavilla. Grazie Federico. Grazie a voi Lorenzo, grazie mille per l'invito e buonanotte a tutti. Grazie Federico. Allora, finisco il giro, ovviamente vado da Costantino e poi chiudo con Vincenzo su questo discorso relativo all'attacco in generale. Ovviamente salta agli occhi la statistica riguardante l'Avezzano, che però, come abbiamo detto, subisce un po' troppo. Costantino, tu cosa ne pensi? E inserisco un'altra domanda per tutti voi, un'altra osservazione fatta dal sottoscritto: può essere l'esperienza di Torti la causa maggiore, in questo caso causa positiva per Torti, di questo distacco al cospetto invece di un Giampaolo, nulla togliere al mister, che forse conosce meno questa categoria? Costantino? Secondo me sì. Noi parliamo di Tonino Torti comunque. Abbiamo un cattivo ritorno da Costantino. Da tantissimi anni. Costantino ha vinto anche diversi campionati di eccellenza. Dall'altra parte troviamo. Sì? Ti senti? Ti sento male, Costantino. Guarda, vado un attimo da Vincenzo. Vado da Vincenzo Cilli, abbiamo una cattiva connessione, un cattivo ritorno da Costantino Spina. Se mi sente, se può provare a disconnettersi e poi provare a rientrare. Vincenzo, la stessa domanda a te: un campionato dove l'esperienza del mister può fare la differenza? Ripeto, Giampaolo, tanto di cappello per avere scelto di accedere in una squadra di categoria è più bassa rispetto a quello che è il suo solito, però potrebbe essere questa la vera differenza a favore dell'Avezzano attualmente. Guarda, ti ripeto, io ho visto l'Aquila due volte giocare, vabbè, Giampaolo ha fatto un bagno di umiltà, ha fatto una scelta di professionale decidendo di scendere di categoria, ma insomma le qualità di Giampaolo non sono assolutamente in discussione. È sempre, no, la stessa domanda eterna che ci portiamo dietro da tantissimi anni: influiscono più nel risultato e nella gestione della gara i giornalisti, vabbè, la sfogliamo. Anche noi giornalisti abbiamo la nostra rappresentativa, ovviamente. Abbiamo il nostro peso, perché spesso e volentieri ci sono quelli che subiscono psicologicamente le nostre osservazioni piuttosto che i nostri giudizi. Spero non i calciatori di categoria superiore all'eccellenza, però può accadere, no? Un voto più in pagella consente allo stesso calciatore di spiccare il volo, almeno sotto l'aspetto mentale, ovviamente. Sai qual è la considerazione, almeno quella che cerco di fare sempre io quando guardo le partite, a partire dalla Serie A e a scalare? Cioè, ma io mi chiedo una cosa: quando i giocatori esprimono sul campo delle prestazioni assolutamente deludenti, non lo so, vogliamo fare un nome riguardo la Pescara Calcio, in questo caso non l'eccellenza, Galano? Cioè, tu da un giocatore dell'esperienza di Galano ti aspetta un giocatore che può fare la differenza in Serie B, figuriamoci in Serie C. Quindi, per parallelo, tornando alla tua domanda, può incidere l'allenatore? Assolutamente sì. Noi del resto anche in eccellenza abbiamo visto allenatori che hanno inciso, che magari hanno preso le squadre a campionato iniziato in situazioni di classifica veramente pessime, eppure hanno fatto quasi miracoli. Io penso a Marco Pignani, ma potremmo citare altri esempi. Quindi secondo me in questo caso l'allenatore può fare la differenza, anche se, come diceva Daniele prima giustamente, e l'amico Antonio, hanno perfettamente ragione. Cioè, se tu in panchina hai gente come Morgan, hai gente come Pendenza,
e magari titolare hai un certo Dos Santos ed altri, voglio dire, cioè, mi verrebbe in mente la battuta, no, ti piace vincere facile. Io sono innamorato dell'attaccante che è passato al San Buceto. Io con i nomi certe volte ci faccio Stefano, penso Stefano Micichè. Stefano Micichè, che è anche un mio, perché tu sai che mi occupo di istruzione, sì, veramente, ho tanti giocatori iscritti all'università. Stefano è uno che ha esperienza da vendere. Io mi ricordo quando giocavo a Francavilla, era un piacere vedere giocare, c'era anche Dos Santos tra parentesi, sì, allenati da Pierluigi Gervese, era un piacere vedere giocare quella squadra. Quindi, cioè, ripeto, mi meravigliano i tanti punti di differenza fra l'Avezzano, l'Aquila, Giulianova, eccetera. Faccio anch'io, mi unisco all'amico Federico, faccio anch'io un grosso in bocca al lupo all'allenatore del Giulianova, ma se mi consenti Lorenzo e poi chiudo, io voglio fare un grandissimo in bocca al lupo a un ragazzo meraviglioso, a un uomo eccezionale, a Stefano Bellè, all'allenatore del Lanciano, perché oltre a essere un eccellente professionista è veramente un bravo ragazzo. Quindi so che ha attraversato un momento, un periodo un attimino così, mi auguro e gli auguro di cuore che possa stare benissimo. E tra l'altro, guarda, ne approfitto per ricordare a te, ma in generale ai nostri amici telespettatori, che ho provato in questi mesi a contattare la società, a contattare i vari mister che si sono seduti sulla panchina frentana, ma purtroppo la società non vuole che siano presenti a trasmissioni, spero in generale, spero non solo a siamo questa. In due. Esatto, ecco, questa è una scelta che secondo me che posso capire, ovviamente, però ecco, Bellè è un giocatore, è un allenatore, perdonami, che meriterebbe anche la vetrina televisiva, chiamiamola così, non solo per quello che sta facendo, tra mille difficoltà, con una società, con una presidenza che si trova oltreoceano, quindi tanto di cappello non solo a lui, ma anche a quelli che ci sono stati stati prima, quindi però è una scelta che io personalmente accetto, però non posso condividere, perché secondo me Lanciano ora merita la sua giusta vetrina per quello che sta facendo, soprattutto in campo. Torno da Costantino per vedere se è tornata la giusta connessione. Costantino, puoi tranquillamente sul tuo discorso, sì. Sì, torno sul discorso del Lanciano, hai perfettamente ragione, ma soprattutto lo meriterebbero anche i tifosi di vedere i propri beniamini sul grande schermo. Poi noi sappiamo che la piazza di Lanciano è una piazza caldissima e con tifosi passionati. Mi trovi perfettamente d'accordo, trovo ingiusto che i protagonisti di questa bella stagione, perché nessuno a inizio anno avrebbe scommesso un solo euro, come spesso dici tu, su questa formazione, soprattutto per queste vicissitudini societarie. Quindi complimenti a Bellè per il grande lavoro che sta facendo, a tutti i suoi ragazzi ad hoc che non possono partecipare alle nostre trasmissioni per rendere conto di tutto il ben fatto che stanno facendo. Tornando al discorso di prima sull'Avezzano, sono in osorti, non lo scopriamo oggi, un allenatore che ha vinto diversi campionati di eccellenza con un curriculum di tutto rispetto. Dall'altra parte troviamo un Federico Giampaolo che forse conosce poco questa categoria. Possiamo dire che paga dazio per l'inesperienza. Io ho visto l'Aquila in due occasioni vincere a Penne, dove non mi ha entusiasmato, dico la verità, e a Città Sant'Angelo in quell'occasione erano presenti anche Daniele e Vincenzo, dove gli aquilani fecero una partita disastrosa. Come tu sicuramente ricordi, io nella prima puntata di Eccellenza On Air dissi che l'Aquila avrebbe vinto a mani basse il campionato e tu mi dici, ma sei sicuro di questo?
tutto, ho segnato tutto perché, vabbè, sì, ovviamente no, non era una critica, però... No, però io ero convinto per il rosa, per la forza della rosa, ero convinto che l'Aquila fosse una spanna sopra l'Avezzano, che era la seconda squadra candidata alla vittoria finale. Forse avevo anche sottovalutato Tonino Torti, gliene chiedo scusa perché insomma un allenatore della sua esperienza di certo non va sottovalutato, e vi va dato atto che sta facendo un grandissimo lavoro. È vero che segna tantissimo, però come avete detto subisce, però insomma è la quarta difesa del campionato, non è poi così malaccio, non sono numeri da Torti, perché di solito Torti ha, può vantare delle difese inossidabili, però è sempre la quarta difesa del campionato, insomma tanto male non va, e sono sicuro che in questi giorni arriverà un rinforzo a puntellare la difesa, perché sono certo che sia lui che la società vogliono portare a vogliono finire la stagione così come sono adesso in questo momento, da primi in classifica, insomma si trovano meritatamente al comando e giustamente vogliono portare a termine questa stagione. E non sottovalutiamo sempre Giulianova, che ha sì due partite da recuperare, e in caso di vittoria sarebbe a meno due dall'Avezzano, insomma, e anche Giulianova si sta muovendo abbastanza bene, così come stanno facendo un po' tutte le società, insomma ci attende sicuramente un bellissimo girone di ritorno volta vincente, sia per quanto riguarda la zona alta della classifica, anche per quanto riguarda la zona bassa della classifica, che tra parentesi domani ci regala un paio di gare pure interessanti, le sfide tra Pontevomano e Penna, il Casalbordino che sarà impegnato contro, se non ricordo male, contro l'Angolana, insomma Angolana Bagigalupo, Pontevomano Penna, che insomma già sono dei crocevie importanti per queste quattro società, che stanno lottando per non essere invischiate nella zona play-out, e addirittura il Penne per uscire da quella zona della dell'ultima posizione. Allora, a proposito di ultima posizione, di zone basse, ma io farei anche aprirei anche una piccola finestra in questi ultimi 10-12 minuti per play-off e play-out. Riparto da Antonio Paoluzzi. Antonio, riparto da te facendoti rivedere, facendo rivedere agli ospiti, ai nostri telespettatori, la classifica. Secondo te, Antonio, Avezzano, prendiamo le prime cinque con il punto interrogativo sull'Alba Adriatica, secondo me, che storicamente ha sempre toccato la griglia a playoff. Ma prendiamo queste prime cinque, le attuali, sono secondo te le cinque squadre che alla bandiera d'arrivo andranno a ricoprire la griglia playoff, e una delle cinque ovviamente salirà in Serie D? Difficile dirlo, perché io aspetterei sempre la fine del mercato, l'ultimo giorno, il 15 dicembre, poi là si comincia a vedere come si sono delineate le nuove rose, e quindi tra l'altro Antonio, scusami, capistrello che ha perso anche Orlando Aquino lì davanti, c'è stata la separazione con il bomber storico del capistrello, ma non solo, quindi insomma perde una pedina lì davanti. Perde una pedina davanti, ma ne acquista uno a centrocampo, ha preso maestro mi ricordo, sì, ha preso un ottimo giocatore a centrocampo, quindi poi bisogna vedere fra 4-5 giorni, quando chiude il mercato, se apro una piccola parentesi, noi se c'è l'ufficialità ovviamente parliamo dei movimenti, ma capite bene che ogni 5 minuti il mercato è stravolto, possiamo dire, perché giocatori che lasciano una squadra, che si accasano altrove, società che corrono ai ripari, e quindi è facile che stia cambiando anche adesso la rosa di qualche squadra mentre noi stiamo andando in onda. Prego Antonio. Ti dico, questi 4-5 squadre che tu mi dicevi, sì, potrebbero arrivare fino alla fine. Io vedrei adesso, bisogna anche analizzare meglio il San Buceto, perché con l'innesto di Palumbo capisci che potrebbe inanellare dei risultati utili consecutivi e riportarla a ridosso delle prime. Qui però vi lascio con un interrogativo, non so se vi ricordate il comunicato ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo l'anno scorso, quando ripartirono le Sette Sorelle, che sì, prevedeva quale sanzione per le società
tra virgolette, sanzione per le società che non ripartissero in quel campionato delle sette sorelle, la possibilità di non essere ripescate nei due anni successivi. Allora io mi domando, se dovesse arrivare una Torrese che l'anno scorso non è ripartita a fare playoff, andava a fare una fase nazionale, uscire, non poter fare il ripescaggio, non so fino a che senso abbia per la Torrese spingersi fino a quel punto, o altre squadre come poteva essere l'Alba Adriatica, come poteva essere il San Buceto, squadre che non sono ripartite l'anno scorso tra le sette sorelle. Adesso non so se quel comunicato ufficiale poi sia stato smentito da altri comunicati, non mi sembra. Ma forse Antonio, quindi, per mantenere la categoria, non credo per accedere in quarta serie. Perché là parlava di semplicemente di ripescaggi, non aveva diritto ai ripescaggi. Quindi io benissimo. Non so, solo questo io volevo lasciare questo interrogativo. Perché ce l'ho pure in mente questo interrogativo da tempo. Ma questa è una cosa che cercheremo di capire col passare delle settimane, anzi. Sicuramente ci sarà l'occasione per invitare in Eccellenza On Air qualche membro del comitato che ci spiegherà un po' il tutto, spiegando ovviamente se questa norma, chiamiamola così, o se questa sanzione sia ancora attiva e se riguarda solo ed esclusivamente la permanenza in Eccellenza, quindi ripescaggio per mantenere la categoria, oppure se riguarda anche la risalita in quarta serie. Antonio, Io un'ultima cosa solo volevo dire che oggi io sono stato invitato in questa trasmissione e c'è il mio mito che è Costantino. Ti spiego, ti vuoi in due secondi ti posso spiegare anche. Ma questo ce lo devi dire Costantino, perché io lui me lo ricordo nelle passate edizioni quando lui faceva i collegamenti sempre da San Buceto, dove non c'era la tribuna, non c'era la copertura, era sotto l'acqua, a volte sotto il diluvio, e lui con il microfono imperterrito, io a casa mentre lo vedevo dicevo: questo è un grande, questo è un mito. Oggi tu mi hai invitato e c'è lui presente. Io non lo conosco, premetto che non ci conosciamo di persona, lo vedo in televisione, ma mi è rimasto impresso lui, non mi ricordo se era 3-4 anni fa, che è sempre imperterrito a spoltore sotto l'acqua, che non c'era una copertura, con la telecamera vicino, e io ho detto: questo è un eroe. Sono tanti i campi che non hanno copertura, tra l'altro. Non è che sia tanto cambiata la situazione a spoltore. volevo dire proprio questo, ma questo conferma la bontà del lavoro di Costantino, appassionato a questa categoria e non solo. Noi facciamo sempre appelli, io perlomeno mi permetto di fare appelli durante la trasmissione sottoporta della domenica sera, quando alle 18 con Paolo Durante andiamo a rivivere le emozioni, le parole, i gol, insomma, di tutta la giornata d'Eccellenza, e ci infilo sempre questo appello, no? Rivolto alle società, ma anche alle amministrazioni comunali. Noi ci mettiamo il cuore, ci mettiamo anche i nostri mezzi tecnici, e quindi l'appello è sempre quello di garantire ai nostri inviati, non dico una sala stampa degna di San Siro dell'Olimpico, però almeno una leggera copertura per consentire ai nostri inviati di fare un buon lavoro, perché se fanno un buon lavoro loro, credo che la stessa piazza che li ospita possa trarne degli ottimi benefici. Bello però questo siparietto tra voi, perché conferma non solo la bontà del lavoro di Costantino, ma anche l'assiduità di Antonio Paoluzzi nell'osservare le vicende dell'Eccellenza. Daniele, ti rimetto del mosaico, anzi guarda, come un bravo alunno ha alzato il dito, ma non per andare in bagno, Vincenzo. Vincenzo, puoi tranquillamente intervenire. Sarò telegrafico. Siccome sono d'accordo con Antonio, Costantino, ragazzo eccezionale, professionista esemplare, ma voglio chiedere una cortesia. Costantino, vuoi dire la squadra alla quale tu tifi? Secondo me, se glielo dici, Antonio non sarà più così partecipe nei tuoi confronti. Era praticamente all'interno della curva sud, perché anche io sono romanista come te, come Lorenzo, non so Federico anche romanista, non so Daniele se anche lui è romanista, mi auguro di no per Antonio, insomma.
La fede è nera azzurra da questa parte della barricata, diciamo che e non, dai. E non è l'angolana, dai, diciamo così, è nero azzurra ma non è l'angolana. La chiudo immediatamente la parentesi, sì, sono giallo rosso anch'io, ma nelle ultime settimane è un colore che piano piano mi sta dando tante delusioni, dai, diciamo così, ma basta, non ne parlo più, anche perché c'è Daniele che è interista e Antonio che è laziale. Vabbè, quindi... io e Daniele siamo gemellati. Sì. Sì, siete gemellati, no, non so se dal 5 maggio, se non erro, è la stessa cosa. Continua. Nonostante tutto. Daniele, parliamo di cose serie, non parliamo di Serie A. Ascoltami, a te la stessa domanda. In zona playoff, ma anche in zona playout, sono queste le squadre che si giocheranno da una parte la risalita in Serie D e dall'altra parte l'evitare di scendere in promozione? Ma per quanto riguarda la parte alta, secondo me un crocevia importante, come diceva anche Antonio, la partita di domani Alba Adriatica San Buceto, cioè lì è secondo me una prova del 9 per i ragazzi di Ronci, per capire quanto questa squadra abbia effettivamente cominciato una rincorsa, messo in piedi una rincorsa effettiva e quanto possa puntare concretamente a quelle zone nobili di classifica e magari prendersi, no, quell'ultimo vagone del treno che porta in alto, e poi sappiamo che tutto può accadere. In basso io credo che la situazione sia ancora più ingarbugliata, ancora più interessante, perché come abbiamo detto anche in apertura ci sono squadre che magari fino a pochi mesi fa non avrebbero neanche pensato di ritrovarsi in quella situazione. L'Angolana, il Pene, tra l'altro è interessante, giusto per riagganciarmi alla parte iniziale della trasmissione in cui mettevamo un punto esclamativo sulla vittoria del Pene, proprio con il Casalbordino, è interessante e anche un po' romantico, se vogliamo, che il gol del 3-2 l'abbia segnato un nuovo simbolo come calciatore della serie, campionati che si chiudono e campionati nuovi che si riaprono con gli uomini più importanti. E al tempo stesso sia l'Angolana che il Ponte Vomano sono squadre vive, è inutile che continuiamo a dircelo, e chi è lì sopra deve stare attento, perché comunque pur avendo magari qualità tecniche importanti, no? Penso allo stesso Cupello, che comunque ha un margine di sicurezza, è secondo me forse più affascinante e più ingarbugliata la lotta al di sotto, no? Nella parte bassa della classifica sotto certi aspetti, proprio perché ci sono squadre inaspettate e altrettante squadre molto quotate che, se non stanno attente, insomma, rischiano grosso. Sì, sono d'accordo. Vincenzo, un parere su questa disamina fatta da Daniele, se vedi squadre teoricamente non voglio dire già depresse sportivamente parlando per quello che recita la classifica, o se c'è un piccolo segnale di risalita, di ripartenza, quello scossone giusto per cercare di rialzare nuovamente la testa. Daniele, però se ho imparato una cosa, ho imparato che questo campionato, oltre ad essere veramente molto molto bello e soprattutto quello di quest'anno mi sembra ancora più interessante, esprima dei valori tecnici di un certo livello, ma è assolutamente imprevedibile, perché io mi ricordo il San Buceto prima che arrivasse Donato Ronci, posizione di classifica assolutamente preoccupante, e adesso, come diceva Daniele, se domani il San Buceto va a fare il risultato in quel di Alba Adriatica, visto mai? Quindi, insomma, le prime posizioni mi sembrano abbastanza consolidate. Però da Torres in giù... Queste, Vincenzo, saranno le prime cinque che vediamo adesso a giocarsi il tutto, sia ovviamente per la Serie D che per i playoff, secondo te, allora? Guarda, io non ho visto giocare il Giulianova, le altre squadre sì. Torrese e Alba Adriatica, più Torrese che Alba Adriatica, perché secondo me c'è ancora spazio e tempo, perché come giustamente avete detto voi, a dicembre, ma soprattutto a gennaio, rinizia un campionato completamente nuovo, quindi secondo me alcune squadre come il San Buceto ad esempio potrebbero avere, uso il condizionale perché è d'obbligo, potrebbero avere la possibilità, visto mai, perché insomma il
l'asse Donato Ronci, Walter Marini, poi con innesti nuovi, appunto parlavamo di Michiché, io l'ho visto giocare in quel di Montesilvano, anche se poi non ha fatto una grossa figura. Mi impressionò invece il Cupello, ma poi abbiamo visto il Cupello rispetto a quello delle prime giornate, poi abbiamo visto che il Cupello ha avuto un tracollo, ci fa così rima, insomma. Sì, quindi secondo sette vittorie dopo le prime sette giornate, 21 punti, e poi dopo la caduta a Spoltore, se non erro, per 3-0, è partita nella fase negativa di questa della formazione. Questo per dire appunto quello che stavo ricordando prima, cioè che questo è un campionato veramente strano e imprevedibile, quindi fino alla fine secondo me ci saranno ancora delle sorprese. Costantino, secondo te c'è già una squadra spacciata, tra virgolette? La classifica ad oggi dice Villa, però non c'è nulla di scontato. Mi auguro per l'amico Simone Vitale che non sia così. La sua prima esperienza su una panchina di eccellenza, si è ritrovato un team molto giovane, sta cercando di fare del suo meglio, ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro lo Spoltore, ha giocato molto bene, un buon primo tempo contro l'Aquila, anzi 60 minuti ad alto livello, poi naturalmente è caduto sotto i colpi della corazzata di Giampaolo, però non vedo comunque il Villa ancora molto motivato, vivo, così come vedo le altre formazioni di bassa classifica che stanno lottando tenacemente per cercare di restare nella categoria. No, non vedo nulla di scontato, secondo me c'è un campionato, un girone di ritorno ancora tutto da giocare, il mercato si chiude il 15 dicembre, quindi tutto può succedere, come dicevi tu prima e come diceva Antonio, e di conseguenza nessuna formazione al momento può considerarsi spacciata, così come nessuno può considerare di aver vinto già il campionato. I discorsi sono ancora aperti e nessuna formazione si può rilassare, anche le cosiddette formazioni di metà classifiche, quelle che oggi dormono su guanciali, devono temere, comunque in un attimo possono essere risucchiati nella zona play-out. Daniele? Vengo da te e ti chiedo, secondo te il match tra Spoltore e l'Aquila è una sorta di bivio per la formazione di Giampaolo? Spoltore che forse non ha ancora assorbito il colpo mentale della cessione di Sparvoli. Che insidie può nascondere questa gara per la formazione di Giampaolo con uno Spoltore che deve necessariamente ricominciare a fare punti? Ma anzitutto, prima si parlava di allenatori, mi piace anche ricordare che in estate, prima di Giampaolo, era stato anche vicino Guido Di Fabio a quella panchina, e in un universo parallelo sarebbe stato anche interessante vedere questo connubio. La realtà ci dice una cosa diversa, ci dice che l'Aquila, come dicevo anche prima, ha cambiato tanto, secondo me è ancora alla ricerca di una sua nuova identità, una nuova forma, no? La dirigenza sta lavorando parecchio, ha scelto però di puntare su Giampaolo, lo ha blindato, e secondo me una cosa interessante ce l'ha detta la partita col Villa, mi spiego meglio, lo diceva anche D'Incecco, giocatore del Villa, dopo la partita diceva ad un certo punto sembrava quasi che ai giocatori dell'Aquila stessero tremando le gambe, frase che io mi sono segnato per il semplice fatto che questa squadra, questi risultati, quel primo tempo ci dice che ha ancora bisogno di uno scatto di maturità, ha ancora bisogno di amalgama. La partita con lo Spoltore può essere una di quelle gare dove è vero, magari la buccia di banana è dietro l'angolo, ma al tempo stesso è anche un'occasione per mettersi alla prova, per sapere effettivamente a che punto si è. Non credo che l'Aquila possa troppo alzare la testa e continuare a fissare l'Avezzano perdendo magari di vista quelli che sono gli ostacoli, diciamo, del cammino quotidiano e quello che c'è oltre alla siepe. L'Aquila deve concentrarsi, sembrerà una banalità, partita per partita, deve continuare a credere in questo progetto che, ricordiamo, in parte è stato anche smentito dalle scelte di mercato e dalle scelte anche a livello dirigenziale. È stato fatto un passo indietro, l'Aquila ha ammesso di aver fatto degli errori, ha cominciato un nuovo campionato, come tale secondo me
la piazza ovviamente è quella che è, pretende, come giusto che sia, ma al tempo stesso bisogna anche entrare in quest'ottica. È una squadra che cambia, che sta cambiando, che è in mutazione. Domani c'è un'altra prova importante, perché? Perché le squadre forti hanno bisogno di continuità, e la continuità si ottiene attraverso i risultati, attraverso l'amalgama. Ed è anche vero che in questo caso, secondo me, deve emergere il plus valore dell'allenatore. E non dico insomma che Giampaolo non abbia ancora fatto vedere quello che può aggiungere a questa squadra, ma certamente ci si aspetta di più. Come si fa insomma ad uscire da questa situazione? Daniele, quando si prende un mister come Giampaolo, insomma, è sottinteso l'obiettivo, no? Che è quello della, sì, certo, della vittoria finale. Sì, è anche vero che magari non dico che l'Avezzano sia stato sottovalutato dall'Aquila stessa, ma certamente a bocce ferme io personalmente non pensavo che l'Avezzano avrebbe tenuto tutto quel parterre offensivo. Pensavo che magari avrebbe snellito un po' più la rosa e che di conseguenza il valore e anche la classifica sarebbe stata un po' più livellata. L'Aquila non pensava di ritrovarsi in questa situazione, adesso c'è, per cui l'ottica in cui ragionare è un'altra, secondo me. Non dico che l'obiettivo vada cambiato, ma la realtà ci dice che bisogna adeguarci ad essa. Assolutamente. Antonio, prima di chiudere, da parte tua, tre nomi, ovviamente accompagnati dai cognomi, tre giocatori che ti hanno sorpreso in questa prima parte di stagione. Ci sono i classici giocatori importanti, che sono Dos Santos, si è confermato, Sparvoli si è confermato perché è un grandissimo giocatore. Tre nomi: uno l'hai fatto tu prima, Giglio del Giulianova 2004, centrocampista molto bravo e può avere un avvenire. Ci sono poi altri giocatori che, diciamo, che ti ripeto, non sono grandi nomi, ma cioè sono grandi nomi che si stanno confermando. Micichè ha dato una svolta alla San Buceto. Questi sono i giocatori che e sarei curioso adesso di vedere Di Paolo all'interno del Giulianova, perché una squadra che gioca per lui, solo per lui, secondo me Di Paolo può tornare a fare quello che ha fatto in questi campionati, nelle eccellenze passate, quando era Giulianova, si era un po' perso ultimamente. Una chiosa solo sull'Aquila: il cambio di Non è scontato il fatto, il cambio, come diceva giustamente il collega, il cambio di obiettivi e roba varia, ma anche il cambio di mercato è dovuto al fatto che Ciccorelli non è più il direttore sportivo, c'è Cicchi. Cicchi ha portato subito, immediatamente, Loviso, perché l'ha avuto l'anno scorso a Castelnuovo e quindi sa che il giocatore qual è. Quindi già si vede che è un direttore della categoria. Per anni ha cercato Sparvoli, eh? Sì, per anni, no, si vede poi il direttore che conosce la categoria e conosce l'Abruzzo, è andato a prendere giocatori di questa portata, mentre Ciccorelli, grandissimo direttore, ma secondo me da serie D, perché ha un mercato più ampio, sposta più giocatori diversi, infatti il suo mercato con Palumbo e altri giocatori erano giocatori che provenivano dalla serie D, quindi il cambio si è visto. Su Giampaolo io sono un po' più cattivo di voi. Giampaolo è un buon allenatore, ma fino ad oggi non ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, perché dove è andato non ha mai fatto quel salto di qualità, è arrivato sempre fino a un certo punto e si è fermato. Rivediamo a Vezzano, anche se Antonio, non per prendere le difese di Giampaolo, anche se l'anno scorso con la Reganatese, che ha avuto più contagi in momenti diversi, il tutto ha spezzettato il gruppo squadra, lo ha subito anche Pagliari che però quest'anno sta facendo delle cose straordinarie con giocatori straordinari, perché insomma io sono innamorato di Senigallesi, anche di Sbarzo, anche a me piace molto, però Senigallesi è un giocatore straordinario che gioca in Serie D, ma secondo me sarebbe bene col Pescara. Guarda un po', lancio questo messaggio a Vincenzo. Quindi i tre nomi non me li fai, Antonio? Mi hai detto Giglio, Dos Santos e Micichè, facciamo così? Sì, Sparvoli pure, ha fatto un grande campionato fino adesso. Perfetto. Daniele, mi dai i tuoi tre nomi che ti hanno stupito. Lasciamo stare, diciamo, gli over, quelli un po' più forti anche sotto l'aspetto della storicità in questo campionato, ma tre ragazzi, tre volti nuovi che ti hanno impressionato. Allora, io te ne faccio uno che era partito benissimo, forse si è un pochettino spento, anche se è un ragazzo, secondo me, di grande talento, del Delfino Curi, che è Gobbo, che è un calciatore che, secondo me, ha una grande qualità, anche tanti margini
di miglioramento, poi te ne faccio forse deve crescere un po' fisicamente, forse deve un po' irrobustirsi. Poi te ne faccio uno che è dell'Avezzano, ma che anche lui sta crescendo e magari in tutto quel parterre di big può, come dire, spesso anche per il ruolo che ha, magari non emerge, ma è Besana, che secondo me è davvero un gran bel calciatore e nelle ultime partite anche lui è in grande crescita. E poi ti dico, sempre sull'onda dell'ultimo del turno infrasettimanale, anche Santi Rocco, che è un giocatore giovane sì, però è anche lui uno che... come dire, sta trascinando quella che è un po' la squadra sorpresa, no? Sì, assolutamente. Costantino, mi fai tre nomi anche tu? Guarda, uno me l'ha anticipato Daniele, che è Santi Rocco, che gravide in eccellenza già da diversi anni, è un attaccante che a me è sempre piaciuto, delle caratteristiche, il classico attaccante moderno. Altri due nomi, ti dico, Planamente dello Sportore, un trequartista, uno che gioca ad occhi chiusi, e il centrocampista del San Buceto. Se ne parla pochissimo, però io... tutte le volte che ho fatto il San Buceto, questo ragazzo mi ha sempre colpito in positivo, caro. Un giocatore di qualità e di quantità. Allora, io metto i miei tre nomi, ovviamente hanno lo stesso peso dei vostri, e poi a Vincenzo vado a fare forse la domanda più complicata, più difficile, ma per esperienza tocca a lui dare questa risposta, quindi gliela lascio. Io faccio tre nomi e sono, l'ordine lo scegliete voi, Braghini, Giglio, e poi a me fa impazzire, anche se forse sta avendo un piccolo calo, De Vincentis dello Spoltore, terzino sinistro, appunto della squadra di Del Gallo. Poi scegliete voi il posizionamento in graduatoria. Siamo quasi in chiusura. Vincenzo, a te l'ultima domanda, la più difficile: chi vince il campionato? Avezzano, vabbè, ti sei basato solo sulla classifica attuale, Vincenzo? Hai in testa da diverse settimane? Assolutamente sì, sono d'accordo con Daniele. Morgan Besana, ne sentiremo parlare, ma anche di Gobbo, ma c'è anche un altro giocatore longilineo del Delfino. Io purtroppo con i nomi, sarà che conosco un miliardo di persone, ci faccio a cazzotti, ma questo giocatore con l'eccellenza non c'entra nulla. C'entra poco. Guarda, per par condicio la domanda difficile la faccio anche agli altri. Daniele, chi lo vince? darti una risposta diversa da Vincenzo in questo momento è davvero difficile. Secondo me se l'Avezzano perde un campionato è una notizia. Quindi se vince un'altra squadra è perché il campionato l'ha buttato la formazione di Torti. Possiamo riassumere così? Anche perché, Lorenzo, insomma, è vero che è una domanda in prospettiva, ma anche è vero che è una domanda che parte dalla realtà attuale. E adesso, diciamo, sì, L'Avezzano è questo, no? Per cui perderlo con questo margine, e con queste risorse, è davvero difficile, eh? Secondo me il turno di domani è fondamentale, non solo perché decreterà il campione d'inverno in questa giornata, che è l'ultima di andata, anzi la faccio rivedere la schermata, ma secondo me la gara tra Spoltore e L'Aquila sarà impegnativa, soprattutto per i ragazzi di Giampaolo, che avranno tutto da perdere, secondo me, anche se lo Spoltore, lo ripetiamo ancora una volta, ha necessità di ricominciare a fare punti. Costantino, chi lo vince il campionato? Io ti dico, per non fare brutta figura, no. Io avevo detto L'Aquila convintissimo, e devo continuare a dire L'Aquila, se no farò una brutta figura. Va benissimo, poi ovviamente noi scriviamo tutto, segnate tutto anche voi, perché poi torneremo a fine stagione per fare il resoconto finale. Il premio non lo dico, però insomma, chi ci azzecca riserverò qualcosa di particolare. Antonio, tu che dici? Io dico quello che ha detto Vincenzo, non lo voglio pronunciare il nome, perché sennò poi Avezzano, tu sai, io sono di Avezzano, mi linciano se non dovesse accadere quello che vogliono che accada, quindi io dico quello che ha detto Vincenzo e ti dico un nome che mi sono dimenticato prima di dirti: Persiani, sì, il centravanti del Giulianova.
eccolo qui, anche che, assomiglia un po' a Boxic nelle movenze. Esatto, e anche Sissé è un fuoriquota, è un under, quindi occhio ragazzi, sì, perché sì. Si stanno facendo davvero grandi cose. Ragazzi, io vi ringrazio, ci siamo dilungati, ma ve l'avevo detto, vi tengo un'ora, un'ora e cinque, ma poi con le chiacchiere, con i discorsi, con Vincenzo che ci ha messo anche queste maledette squadre di Serie A, il tutto si è prolungato, però ci siamo fatti anche qualche risata. Non vi chiedo chi vincerà lo scudetto, perché poi... No, però una cosa puoi chiederla. Arriverà prima la Roma o la Lazio in Serie A? Quest'anno la vedo dura, per tutte e due. Diciamo che è la guerra dei poveri, diciamo così. Diciamo, non economicamente parlando, ma... Quest'anno dobbiamo sperare di arrivare a 41 punti il prima possibile. Esatto. Io alzo le mani, non ci metto bocca perché... Sicuramente una cosa è certa, sicuramente arriverà prima di tutti la squadra di Daniele. Vabbè, quello. Che ha in panchina un po' di Lazio, quindi magari qualcuno può essere accontentato. Grande allenatore. Bene, abbiamo chiuso col botto, diciamo così, parlando di Serie A. Io ringrazio, anzi fatemi ringraziare chi ci ha lasciato prima degli altri, per impegni ovviamente anche lavorativi. Federico Di Fabio, un abbraccio a Federico che domani, lo ricordiamo, sarà a Francavilla a seguire i match di Eccellenza. Poi ovviamente un saluto a Antonio Paoluzzi, grazie avvocato per esserci stato, so che posso contare su di te anche per le prossime settimane, ovviamente compatibilmente con gli impegni familiari, personali e soprattutto lavorativi. Grazie a Daniele Berardi, davvero interessanti i tuoi spunti, schietto, sincero, come sempre e come fa ovviamente quando scrive sulle pagine del maggior quotidiano abruzzese. Grazie anche a Costantino Spina. Domani dove sarai? Grazie a voi. Spoltore L'Aquila. Ecco qua l'acqua. Forse più interessante. E ovviamente un abbraccio enorme, un grazie sincero a Vincenzo Cilli, giornalista Vox Populi. Seguitela, Vincenzo, se vuoi ricordare i tuoi appuntamenti, che spesso cambiano. Il giorno è sempre quello, il venerdì però. Il giorno è sempre quello, abbiamo fatto un'eccezione con la diretta del prepartita Roma-Inter. La prossima trasmissione andrà in onda invece lunedì, quindi dopodomani. E avremo ospiti sindaci di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo con il dottor Paolo Fazzi. Parleremo dell'obbligo di mascherina all'aperto. Ma a me non chiedi dove sarò domani? Ma io so che domani sarai a casa, visto che domenica è... Errore, 17:30 stadio Adriatico, Pescara Pistoiese. Ah, vai allo stadio, quindi non sarai ospite di Marco Tontodonati con la sua diretta domani calcio. No. Quando Pescara gioca in trasferta, sì. Benissimo, grazie Vincenzo. Grazie Lorenzo, un abbraccio a te. Come avete potuto vedere, insomma, da Vincenzo Cilli e ascoltare soprattutto, giornalista a tutto tondo, si occupa di tutto e spesso e volentieri nelle sue trasmissioni vengono trattati argomenti importanti. Purtroppo spesso e volentieri si parla di Covid, ma con persone... del settore che non dicono baggianate e che soprattutto hanno fatto cambiare idea a tanti che la pensavano diversamente, e questo è importante. E ovviamente si parla di vaccini, quindi mi raccomando, testa sulle spalle. Grazie ancora a Vincenzo per essere stato presente, ringrazio a tutti, io vi do appuntamento a sabato prossimo, naturalmente sempre su Rete 8 Sport. L'orario dovrebbe essere il solito, attorno alle 22 circa, 22:05, poi ovviamente il palinsesto potrebbe cambiare, ma ci troverete come sempre all'interno di quella fascia oraria. Continueremo a parlare di Eccellenza, ma di calcio in generale, perché poi in base agli ospiti tratteremo, come abbiamo fatto stasera, anche di Serie A. È davvero tutto, grazie, buonanotte e ci vediamo la prossima settimana.